È stato Mossi il cronista a dire che le terre di Valistea sono benedette dai cristalli madre, la cui luce ha guidato i nostri antenati fuori dall'oscurità. Eppure, ciò che videro nella luce generò in loro la tentazione. Tentazione che continua ad attirarci nell'ombra dei cristalli. Così inizia il nostro viaggio. Presto farà giorno. Le truppe si stanno svegliando. Conoscete il bersaglio? La dominante di Shiva. E soltanto la dominante. Nessun altro? Allora che gusto c'è? Come facciamo a sapere che la ragazza sarà con loro? Quelli come noi non discutono gli ordini. Noi li eseguiamo. Vedi di ricordartelo. Mettiamoci al lavoro. Concentrati, Wyvern. La missione dipende soprattutto da te. Sì, sergente. Devi concentrarti, Wyvern.
Non abbiamo molto tempo. Sta per scatenarsi l'inferno qui. È ora di muoversi. Appena in tempo. Continua così, non servirà la loro nuova dominante. Che c'è? Ai cancelli, presto! Muoversi! Che significa che vi rifiutate? Non avete giurato fedeltà alla nostra causa? Calma ora. Maresciallo, il re di Walud è nostro ospite. Avete la risposta di Sua Maestà. Mi chiedo perché ci abbiate convocati. Avete così poca fiducia nei vostri uomini? Mi pare che siano stati Dalmec a respingere i crociati nella battaglia dei Regni Gemelli. Dico bene? O forse mi sbaglio? Inoltre... il vostro dominante deve ancora schierarsi. E quando lo farà, i nostri cavalieri saranno d'ostacolo. Forse non l'avete sentito, ma ora i Sangueferreo hanno una dominante. Saremmo degli sciocchi a sottovalutarli. Fanculo i cavalieri. Che cosa hai detto? Se questa cittadella dovesse cadere... allora la capitale resterà scoperta. E dubito che i crociati attenderanno che i pedoni del re si schierino prima di avanzare oltre il confine. Quindi, resto solo io. Kupka! I Sangueferreo rimpiangeranno il giorno in cui hanno messo piede a Ciclonia. Ora basta giocare. Brutto sbruffone. Benedicta. Oh.
Fa attenzione. Il leone fa forse attenzione cacciando la lepre? O credi che sia io la lepre? No, amore mio. Sei un leone. Il mio leone. Un po' di gelo non mi spaventa, Benedicta. Ma mi servirà qualcuno per scaldarmi al mio ritorno. I fronti cedono. È la nostra occasione. Approfitteremo del caos. Svelti e letali? Come sempre. Guidaci tu. Fermi. Qualcosa non va. Si sono stancati di farsi massacrare. E guardate chi c'è ad accogliere il bastardo. Forza. Puoi morire qui, Wyvern! Muoviti! Lo strazzo! Avanti, di qua! È proprio sopra di noi. Wyvern!
Wyvern! Wyvern! Te l'ho già detto! Non puoi permetterti di morire qui! Fratello... Prendete! Beh, se non siete tagliato per diventare uno scudo, ci sono sempre le stalle. A meno che non crediate di poter difendere il vostro signore con le chiappe in quella porcilaia. Invece lui troverebbe un modo. Clive si occupa sempre di me. È vero! Forza, lo colpirai prima o poi. Non arrenderti! Guardi, puoi certo deludere gli spettatori. Ricominciamo dal principio. Forza, vediamo che sapete fare. Ancora una volta. Molto bene. Questa abilità con la spada vi sarà utile sul campo. Ma siete altrettanto abile con la magia? In voi bruciano le fiamme della Fenice. Lasciate che si materializzino. Forza, Clive! Fate piovere fuoco su di me! Fatto. Brandite le fiamme della Fenice come un vero primo scudo. Mi lusingate, signore. Preferireste forse che vi umiliassi? Potrei farlo. Vediamo se riuscite a schivare la mia lama. Dopotutto, la vostra abilità d'attacco è inutile se non sarete vivo per poterla sfruttare. In piedi, Lord Rosfield. Non distogliete gli occhi dal nemico. Oh, essere così giovani e ai tanti. Non ci siamo. Bene. Ricordate, Clive, la lama non è la vostra sola arma. Mente sveglia e piedi veloci sono strumenti indispensabili per qualsiasi scudo. Ma voi non siete uno scudo qualsiasi. Mostratemi cosa vi rende speciale. Siete stato benedetto dalla Fenice. Potete sfruttare i suoi poteri. Invocateli ora per avvicinarvi a me. Beh, vi aspetto! Incalzate il nemico prima che alzi la guardia. Notevole. Persino il più agile degli scudi non può schivare tutti i colpi. E la morte può sopraggiungere tanto per pochi tagli quanto per migliaia. C'è un solo modo per assicurarsi di non morire.
tenere le ferite curate e le energie reintegrate. A tale proposito, mi sembrate un po' malconcio. E questo non va bene. Notevole. La battaglia è una sequenza di momenti cruciali in cui la vita e la morte si decidono con un singolo colpo. Dovrete essere pronti a sfruttare ogni strumento a vostra disposizione per conquistarvi la tanto bramata vittoria. O quantomeno per assicurarvi di sopravvivere un altro giorno. Basta allenarsi. Mettiamoci alla prova. Vi siete ripreso dal bagnetto, spero. Non infierirei contro un uomo in difficoltà. Non vedevo l'ora. Forza, Lord Rosfield! Fatevi sotto! Se vi ritenete degno di essere definito scudo della fiamma, dimostratelo. Come volete, mio signore. Fatevi sotto! Dimostrate quanto valete! Continua! Non partirai sicuramente! Puoi farcela! Mantieni la calma! Ci hai provato! State facendo sul serio? Continua così, Clyde! Proseguire i miei stessi consigli. Sfruttare ogni strumento a mia disposizione. Ha vinto! Te l'avevo detto io! Già! Mi hai sconfitto. Ci ho messo un po' di tempo. Uno spettacolo degno di vostro padre. Siete un vero scudo della fiamma e nessuno può negarlo. Me compreso. Che avete da guardare? Al lavoro! Joshua, ero solo stanco. Le fiamme della Fenice sono un dono. Non sprecarle. Non è uno spreco. Gli scudi mi proteggono. Perché non dovrei... Ecco perché. Hai tossito anche stamattina. Non puoi stare all'aperto. Sto bene, è solo un raffreddore. Non esagerare. Sua Grazia è tornata! Papà è qui! Vostra Grazia, vi prego, questo non è un luogo adatto a voi. Sfiderei persino gli imperi stessi per vedere mio figlio. Signori, Rosaria vi ringrazia per la vostra instancabile lealtà. È un onore, Vostra Grazia. Viviamo per servire. Joshua, non dovresti stare all'aperto. Ne abbiamo discusso. Mi spiace. Buongiorno, madre. Vieni, Joshua. Tuo padre ci sta aspettando. Mm.
Lord Murdoch? Vostra grazia. Bel modo di trattare il sangue del proprio sangue. Lo so, non è colpa sua. Non tutti nascono come Fenice. Andiamo anche noi. Riposo, amici miei. Bentornato, padre. Grazie, Joshua. Tutto bene, spero. Sì, padre, mi sento meglio. Oggi Jill e io siamo andati a vedere Clive allenarsi. Oh, ma davvero? Buono, Thorgal. Giù, bello. Non ora. Diventerà un ottimo segugio. Padre. Sulla testa, ragazza. Certo, vostra grazia. Vostra grazia, la capitale gioisce del vostro ritorno. La guerra si avvicina, figliolo. Prepariamoci. La situazione è davvero così grave. Vieni a trovarmi dopo e ti spiegherò. Sì, padre. Vostra grazia. Scudi congedati! Thorgal! Pensi di andare, eh? Clive deve parlare con l'arciduca. Già. Qualche problema? Non saprei. Devo vedere mio padre. Fare i bagagli, ecco la duchessa. Come nuovo. Perdonatemi, Lord Marchese. Vi prego, non datevi pena per questo sfaticato. Inchinati, idiota! Ma io... Ti ho forse detto di parlare? Nessun problema. Davvero. Oh, ma non viziatelo! Stare al cospetto di vostra signoria è più di quanto possano meritare quelli come lui. Né l'impero né la repubblica si sognano di trattare i portatori con tanto riguardo. È fortunato a essere nel regno di vostro padre. Molto fortunato, e non manco di ricordarglielo neanche un giorno. Vi prego, alzatevi. In piedi. Confido che la sua fortuna non l'abbandoni. Certamente, se questo è il desiderio di vostra signoria.
Cerca di non esagerare. Ricorda, sei al servizio del Ducato. Come tutti noi, mio signore. Come tutti noi. Su, andiamo allora. È ora di rimettersi al lavoro. Si staranno preparando per cena. Qualcuno qui è affamato. Il fondatore ci aiuti quando la piaga colpirà i campi. Tranquillo qui, vero? C'è Joshua! Clive! Io... Ti preoccupa la guerra? I soldati si aspettano aiuto dalla Fenice, ma non so se posso farlo. Sta tranquillo, Joshua. Ti guiderà nostro padre. E ci sono io a proteggerti. Sempre. Lo so... Grazie, Clive. Hai capito bene. Il potere della Fenice appartiene a Joshua e a nessun altro. Se gli capitasse qualcosa, sarà una tua responsabilità. Non trascurare più i tuoi doveri. Auguri. Avete richiesto la mia presenza. Vostra grazia. Ora smettila di leccarmi i piedi. Tua madre non è qui. Come se la cavano i territori? Molti sono sotto una coltre nera. In queste poche lune, la piaga ha avvolto le distese settentrionali. È solo questione di tempo, prima che varchi i confini. Per le fiamme. I rifugiati in fuga dalle terre morte occupano quasi tutti i letti della capitale. E anche se li mandassimo a sud, a Porto Isolde, beh, ne arriverebbero altri. Ogni giorno perduto è un giorno più vicino al disastro. Dobbiamo muoverci ora. Contro il Regno di Ferro. Ci siamo scontrati con loro troppo a lungo. Chiuderemo la questione. Come minimo dobbiamo assicurarci il soffio di drago. Senza la benedizione del cristallo madre non possiamo difendere il regno dalla piaga. I sangue ferreo non cederanno presto. Sarà una dura lotta. Domani andremo a Porta Fenice. Lì ascolteremo le parole degli antenati, come tradizione vuole. Verrò con voi come scudo di Joshua. Voglio che tu faccia un'altra cosa prima. Rodney. Come saprete, sono stati avvistati uomini bestia del nord all'interno dei confini. Goblin nelle paludi della Bonaccia. Ho sentito delle voci, sì. Allora sapete già cosa bisogna fare. Vi assegnerò due uomini.
Mentre noi viaggeremo a nord, vi recherete nella palude per setacciare e ripulire. E poi ci raggiungerete a Porta Fenice. È ora di dimostrare la tua forza e di far tacere tua madre. Farò il mio dovere, padre. Questo è quanto. Ora riposa. Partiamo all'alba. Sì, padre. Per quanto starai via stavolta? Non molto. 4 giorni. Forse 5. E porterai con te Joshua? Di certo non posso lasciarlo qui, o sbaglio? Il sangue dei Rosfield scorre nelle sue vene. Prima della guerra celebreremo il rito a Porta Fenice, è l'usanza. E lo sai. E solo il dominante accede all'apoditerio, quindi sì. Porterò Joshua. Al diavolo le usanze! Il bambino è malato. Credi che non lo sappia? Però quel bambino è anche la Fenice. L'erede al trono. Tu non puoi tenerlo al sicuro per sempre. Elwin! Non preoccuparti. Clive lo proteggerà. Nonostante abbia solo 15 anni, è un soldato capace. Sarà un ottimo scudo. Vedi in lui più di quanto abbia visto la Fenice. È stato rifiutato, Elwin. Non c'è posto per i fallimenti in questa casata. Lui è inutile, è uno come tanti. Proprio come me, mia cara. Sciocchezze. Tu sei l'arciduca di Rosario. Ancora questa storia. Sai benissimo che siedo sul trono soltanto perché mio padre è morto prima del tempo. Sto solo scaldando il posto per lasciarlo a Joshua. Sei il figlio primogenito di tuo padre. E quindi siedi sul trono. È così che deve essere. Tu almeno non hai disonorato il nostro sangue nobile. Senza uomini come Clive a proteggerci, il tuo prezioso sangue nobile sarebbe già morto da tempo. Partiremo presto. Devo riposare. Ci siamo. Dimostra il tuo valore. Era un desiderio. Non sono più un bambino. Dovrei dormire.
Giusto. Domani andrai con loro, non è vero? Sono lo scudo di Joshua. Ho giurato di proteggerlo. I rischi sono troppi per lui. Vorrei poterlo salvare da se stesso. Clive, tu... Ora ho anche un'altra missione. Mio padre mi ha assegnato il mio primo ordine. Beh, se non pregherai Metia per la tua incolumità, allora lo farò io per te. Ci sarà un'altra guerra, vero? Da quando sono qui, io ho dato per scontata la pace. E che la guerra tra le nazioni sarebbe stata l'ultima. Ma non finisce mai, non è vero? No. La prossima guerra sarà più grande. Ma te la caverai, giusto, Clive? Perché tu sei uno scudo di Rosaria, benedetto dalla Fenice. Fa freddo. Rientriamo. Mia signora. Buonanotte, Clive. Scusa, Ambrosia. Oggi niente caccia. Tranquillo, di sicuro andrai alla grande. Ci proverò. Buona fortuna! Partiamo per Porta Fenice! Che la benedizione dei cristalli sia con noi! E protegga sempre la fiamma della Fenice! Sua grazia esce! Aprite i cancelli! Lord Rosfield, permettetemi. Lasciate che la conduca a Porta Fenice. Grazie. Pronti a partire, mio signore? Posso dire che è un onore prestare servizio al vostro fianco. Questo sarà più di un controllo. Se ci sono dei goblin, non se ne andranno spontaneamente. Gli uomini bestia sono feroci. È molto pericoloso sottovalutarli. E noi non lo faremo.
Sir Wade, Sir Tyler, mettiamoci al lavoro. Con piacere, mio signore. Agli ordini. Alle paludi, allora. La benedizione dei cristalli sia con noi.